Io a questo punto, ringraziandola ancora per la partecipazione, e purtroppo le notizie non sono positive in questo senso, però sperando di potersi vedere in presenza anche in nuove occasioni con PA Social, passo la parola al Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone. Grazie. Grazie a voi per l'invito. I dati che sono stati forniti sono effettivamente rassicuranti. Io però mi pongo sempre una domanda, perché parto, diciamo, da un'analisi che sia quella il più oggettivo possibile della pubblica amministrazione. Mi chiedo: che tipo di amministrazione vorremmo nel futuro e in quella di domani? È chiaro che devo partire dall'amministrazione che ho di fronte oggi per riuscire a rispondere a questa domanda. E quindi mi chiedo: ho una pubblica amministrazione che offre dei servizi che siano sufficientemente facili da utilizzare da parte dell'utente? Purtroppo non sempre è così semplice. Io vedo tantissime persone di età avanzata utilizzare i social network con una grandissima facilità, con poca invece facilità li vedo utilizzare i siti delle amministrazioni pubbliche. E allora, partendo da questa critica che io faccio costruttiva alla pubblica amministrazione, dico: allora c'è da fare un grande lavoro in questo senso per riuscire a rendere la comunicazione pubblica della pubblica amministrazione ancora più semplice, proprio per l'utente che deve avere più semplicità a collegarsi con la pubblica amministrazione, con i siti dell'INPS, con i siti dei comuni, col sito dell'Agenzia delle Entrate, rispetto invece a quanta ne ha a collegarsi con un social network. È chiaro che oggi ancora, dal mio punto di vista, la pubblica amministrazione, anche se dei passi avanti sono stati fatti e sono stati anche accelerati dal momento pandemico, ce lo dobbiamo dire, perché questa necessità di distanziamento ha fatto sì che la spinta verso il digitale aumentasse moltissimo in una fase emergenziale, facesse anche gettare il cuore oltre l'ostacolo alla pubblica amministrazione sul fronte dell'utilizzo massivo anche di innovazioni organizzative come il lavoro agile. Bisogna fare quell'ulteriore spinta e quel passaggio da un atteggiamento ancora troppo legato, secondo me, a una comunicazione burocratica verso l'utente, con una comunicazione che sia il più possibile vicino al cittadino, all'utente. Questo perché, dal mio punto di vista, finché chi si rapporta con la pubblica amministrazione non sarà soddisfatto del servizio ricevuto, l'obiettivo di semplificazione, di snellimento, di miglioramento dell'efficienza del servizio non lo avremo raggiunto come pubblica amministrazione. Come si possono raggiungere questi obiettivi? Io chiaramente prendo il discorso nella maniera più generale, perché guardo la pubblica amministrazione sotto tutti i punti di vista. Sicuramente con un approccio partecipativo maggiore da parte dei cittadini, anche nella costruzione degli iter legislativi, perché molto spesso credo che quando le norme, in particolare non solo quelle governative, quelle quindi emergenziali, ma anche quelle parlamentari, cadono sui cittadini senza un'adeguata partecipazione antecedente, poi vengano anche recepite in maniera meno costruttiva. Ecco perché appena insediate, questo è un lavoro già portato avanti dal governo precedente, in particolare dal sottosegretario Fraccaro, abbiamo diciamo così annunciato la piattaforma di partecipazione diretta, sulla quale costantemente carichiamo sondaggi e tentiamo di invogliare i cittadini a partecipare attivamente alla vita pubblica, proprio perché io credo che la partecipazione sia una delle spinte propulsive migliori per riuscire a permettere allo Stato di superare anche questo scollamento che purtroppo ancora oggi c'è ed è eccessivo tra la politica e i cittadini. Quindi una fase di partecipazione è importante nella costruzione dei processi. Chiedere all'utente che cosa pensa della pubblica amministrazione. Su questo anche abbiamo emanato mesi fa delle linee guida sulle performance partecipative. Ma io credo seriamente che se il cittadino avesse la possibilità di partecipare, però in un'ottica costruttiva, a migliorare il servizio, si riuscirebbe anche all'interno dei palazzi ad avere una percezione diversa di quali lati andare a migliorare, di come poter su quali singole uffici, diciamolo così per esemplificare il messaggio, andare ad intervenire
per poter fornire un servizio migliore. Io lo dico spesso quando parlo in particolare all'amministrazione, alle dirigenze e ai funzionari. Mettetevi sempre nell'ottica, non tanto di dover fornire un servizio fine a se stesso, ma di mettersi nell'ottica di chi si affaccia all'ufficio della pubblica amministrazione tutti i giorni e che non è tenuto a conoscere il linguaggio burocratico, non è tenuto a conoscere tutti i passaggi complessi che ci sono nel back office. È tenuto ad avere un'informazione che sia il più semplice e il più chiaro possibile. Quindi bisogna mettersi nella loro ottica, bisogna essere in grado di comunicare un messaggio che sia chiaro e far sì che il cittadino, quando si raffronta con la pubblica amministrazione, abbia chiaro e semplice, le attività che deve fare, di sua sponte e di quale invece si deve caricare la pubblica amministrazione in tutta l'attività di back office, evitando di chiedere, come dico più volte, anche documenti e atti e dati che sono già in possesso delle pubbliche amministrazioni. Anche questo è un discorso che poi innesta tutto il discorso dell'interoperabilità delle banche dati, di una formazione del personale della pubblica amministrazione, non solo sul fronte comunicativo, ma anche sul fronte dell'utilizzo del digitale. Quindi, diciamo, è una riforma a quella quale la pubblica amministrazione è chiamata in tutte le sue parti. Io credo che ci sia un altro punto importante da toccare nel mio intervento, che dovrà essere breve per necessità di tempistiche, ma anche perché poi gli interventi da remoto, un conto dal vivo è più facile rapportarsi, poi da remoto mi rendo conto che siano anche meno facili da seguire, meno diretti, diciamo così. La pubblica amministrazione deve avere la capacità di fornire anche sul fronte della trasparenza non solo un accesso civico agli atti come si è fatto finora, fornendo documenti o una mole di documenti alta così al cittadino che fa richiesta di accesso agli atti. Questo è un lato importante della trasparenza che deve essere e deve continuare ad essere fornito. Deve avere però delle figure. E in questo penso ai social media manager, ma non solo, delle figure di comunicatori che siano in grado di esemplificare il messaggio che sta nei documenti amministrativi e far capire qual è la sintesi di tutto quello che sta all'interno del documento che giustamente deve essere fornito dalla pubblica amministrazione al cittadino, ma dall'altro lato chi lo riceve deve essere messo anche nelle condizioni da parte dell'amministrazione che con esso si rapporta di leggere e sapere qual è il nodo che c'è all'interno dei documenti. In questo credo che la figura del comunicatore e anche del social media manager sia veramente nodale. La pubblica amministrazione deve fornirsi ancora di più di questo tipo di figure e come delle tecnologie di risposte automatiche, di chat, ne abbiamo parlato molte volte con PA Social, di come la digitalizzazione possa essere utile, ma la digitalizzazione deve essere uno strumento, non un fine, cioè dobbiamo riuscire a rendere anche chi lavora all'interno della pubblica amministrazione sufficientemente competente sul fronte digitale per riuscire a comunicare i messaggi che ci sono negli atti, perché altrimenti rischiamo di avere una pubblica amministrazione che, come è stata fino ad oggi, si è un po' chiusa in se stessa e nelle proprie competenze burocratiche e ha dato poca esplosione dei messaggi comunicativi, anche positivi, del lavoro fatto dalla pubblica amministrazione in questi mesi, che tramite un utilizzo migliore anche dei social e dei siti istituzionali può arrivare all'utente con una semplicità che è differente e ci può permettere di raggiungere, secondo me, quello che è l'obiettivo effettivo, di avere una pubblica amministrazione che sia veramente il traino del rilancio. Io credo che in questa fase la PA abbia un grande compito di innovarsi sotto tutti i fronti, non solo sul fronte organizzativo, sul fronte dei servizi, sul fronte della reingegnerizzazione dei processi per renderli semplici e snelli, sul fronte anche dell'acquisizione di nuovo capitale umano all'interno delle PA. Se vogliamo però raggiungere tutti questi obiettivi, non possiamo dimenticarci di ciò di cui parlate oggi, cioè il fronte della comunicazione, di come la pubblica amministrazione dice al cittadino ciò che sta facendo e di come anche sa raccontare, si relaziona con esso, ma di come sa raccontare gli esempi positivi, perché ce ne sono tanti, all'interno delle amministrazioni, in maniera che anche i messaggi positivi, le best practice riescano a passare e che a questo punto ci sia un monitoraggio della soddisfazione del cittadino, che non deve essere semplicemente percepito come qualcuno che si affaccia all'ufficio pubblico e quasi un po' un disturbo, ma il nostro utente principale. Noi dobbiamo
diciamo così, accoglierlo in una comfort zone e occuparci nel back office di tutto ciò che vi accade, tutti i passaggi burocratici complicati, ma dobbiamo mettere l'utente di fronte alla semplicità più assoluta anche nella comunicazione di quelli che sono i messaggi più difficili, su cui invece spesso, secondo me, la pubblica amministrazione si è un po' chiusa in se stessa. Per cui abbiamo una grande sfida davanti, tanto lavoro da fare, ma secondo me se ci sarà anche una sinergia positiva, un'apertura alle nuove professioni, su questo fronte il lavoro che si potrà fare sarà tanto, la pubblica amministrazione riuscirà ad essere effettivamente diciamo così, il trampolino di lancio per il rilancio del paese. Grazie. Grazie Ministro, qualche altro minuto la tengo in collegamento, so che poi deve Certo. scappare, però volevo su questo farle una domanda e poi credo ringraziarla a nome di tutti, chi è in sala, ma anche i tanti che ci stanno seguendo da tutta Italia sui social, perché è evidente, è un fatto che insomma il tavolo di lavoro sia partito con lei come ministro, che abbia portato avanti un percorso fino ad arrivare ad un documento, ne abbiamo parlato stamattina, insomma, in cui c'è stata ovviamente una discussione, un confronto e via dicendo, ma unitario con tutte le professionalità della comunicazione, del giornalismo e anche del digitale. E oggi ci troviamo nel momento in cui c'è veramente tanta attesa. Oggi, dopo di lei, ci saranno cinque buone pratiche, insomma, tanti grandi professionisti che tutti i giorni sono, come diceva stamattina Simona Cortona, la prima linea, per informare i cittadini, per dialogarci, per fare comunicazione. Ecco, non voglio sapere i tempi precisi, ovviamente, però cosa possiamo aspettarci rispetto al percorso di riforma? Perché, come lei sa bene, siamo molto in ritardo, non per demeriti di questo governo, ovviamente, ma perché, insomma, diciamo che siamo arrivati lunghi e dobbiamo correre su questo tema e l'emergenza purtroppo ce lo ha confermato. Grazie. È effettivamente difficile dare delle tempistiche proprio per via della situazione emergenziale nella quale ci troviamo. Credo che però il momento sia pronto per affrontare seriamente una rivisitazione della comunicazione pubblica e credo che anche il Parlamento in questo momento possa essere pronto a discutere di questo tipo di argomento, anche perché, volenti o nolenti, anche se non ci adattassimo con un disegno di legge specifico, i tempi sarebbero maturi in autonomia e comunque la realtà supererebbe quella che è la previsione legislativa. Per cui io spero di riuscire nei prossimi mesi ad innestare già un dialogo col Parlamento su questo fronte, ma è chiaro che dipende un po' anche devo essere onesta, dalla quantità di decreti che porteremo all'interno del Parlamento e anche dai nodi più delicati che sono da sciogliere all'interno nei rapporti tra governo e Parlamento. Quello che però per me è fondamentale da riuscire a staccare nel dibattito tra governo e Parlamento rispetto a questo tema è quanto sia importante che la comunicazione pubblica diventi davvero vicina ai cittadini anche utilizzando gli spazi di disintermediazione che oggi i social e banalmente internet ci permettono di utilizzare. Per cui dobbiamo essere in grado di cogliere questa occasione che volente o nolente, la pandemia ci ha messo di fronte questa accelerazione digitale importante per riuscire a traghettare la pubblica amministrazione non nel futuro di domani, ma già in quello di dopodomani, se vogliamo effettivamente che diventi il traino e l'esempio non solo per le aziende italiane, ma anche per quelle europee. Io vedo che, per esempio, sul lavoro agile, su questo siamo stati innovativi rispetto a tutti gli altri paesi europei perché siamo stati tra i primi sul fronte del pubblico ad utilizzare all'inizio pandemia con una grande adesione da parte di tutto il personale pubblico che ho visto anche molto stimolato ad utilizzare gli strumenti digitali. Quindi credo che anche su questo si possa fare un grande lavoro di semplificazione e di riavvicinamento per creare una fiducia tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Dal mio punto di vista i tempi sono maturi oggi più che mai, per cui se lavoriamo bene tutti insieme, anche a livello di governance multilivello tra non solo governo, Parlamento, ma anche regioni, enti locali, i risultati si vedranno e si vedranno anche in tempi brevi. Sì, questo è veramente importante e lo sottolineo perché ora abbiamo anche
Altro fatto molto importante è la co-presidenza sull'Open Government Forum, e quindi lo dico, andiamo orgogliosi dell'Italia, perché l'Italia è veramente piena di buone pratiche, probabilmente è la nazione che ne ha di più sul tema della comunicazione e informazione digitale, quindi noi ci saremo e siamo ovviamente a disposizione per dare una mano e portare avanti questo percorso. Grazie al Ministro. Grazie, e se posso ancora dire, in chiusura è vero che siamo tanto avanti, ma secondo me non dobbiamo avere paura di porci degli obiettivi ancora più alti, perché si può sempre fare meglio. L'Italia è anche piena di giovani che hanno tante belle idee, tante fantasie, che io invito spesso ad entrare all'interno della pubblica amministrazione e a vederla come una speranza di futuro all'interno della quale poter sbocciare, per aiutare anche la pubblica amministrazione ad essere sempre migliore. Non dobbiamo avere paura di alzare l'asticella, perché c'è sempre un margine di miglioramento e tutti insieme possiamo superare anche i limiti che ci siamo posti. Grazie, grazie a tutti. Grazie Ministro, e a presto. Grazie, buon lavoro.